Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di Into the 4K. Oggi, ragazzi, mega unboxing del cofanetto Arrow Video dedicato al cinema Shaw Brothers, ovvero lo Shawscope, cofanettone che contiene pesante, che contiene 12, ripeto, 12 film degli anni 70, produzione dei Shaw Brothers. E all'interno anche un mega librazzo e due CD con le tracce dei film, tracce selezionate dei film contenuti in questo cofanetto. Ma direi subito di togliere il cellophane. Eccolo qui, abbiamo tolto il cellophane. Vi faccio vedere prima tutte le descrizioni dietro. Allora, come ho detto, ci sono 12 film, c'è King Boxer, The Boxer from Shantong, Five Shaolin Master, Shaolin Temple, e qui ci sono due film a disco, eh. Primo disco, un film, secondo disco, un film, terzo disco, due film, eccetera, eccetera, eccetera. Mighty Peking Man, che quello mi sembra dello scimmione, tipo un rip-off di King Kong, una cosa del genere. Challenge of the Master, Executioner from Shaolin, Chinatown Kid, The Five Venom, Crippled Avenger, ovvero la storia degli Avenger tutti incriccati, e Heroes of the East e Dirty Ho, più i due CD con tracce di alcuni film, solo alcuni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 film, sì, solo di 6 film. Ma andiamo a esplorarlo, ragazzi, non ce la faccio più a tenerlo chiuso per l'unboxing. Diamo un'occhiata, il cofanetto è veramente pesante. Spero che si veda bene, guardate, bellissimo. Io l'ho preso da Amazon Spagna, poiché lì è sceso a 100 euro, più o meno, era 100, vabbè, avevo uno sconto di 5 euro, quindi non ho pagato la spedizione, avevo un buono, ma è sceso a 100 euro ed era il prezzo più basso a cui era arrivato da Amazon Italia. Da Amazon Italia invece era ancora sui 120, allora io ho scelto la Spagna perché ci ho pagato un 15, quasi 20 euro in meno a comprarlo dalla Spagna. Ma voi date sempre un'occhiata ai prezzi di tutti gli Amazon. Di sempre dovete dare un'occhiata a tutti gli Amazon e vi viene più facile andando nella descrizione dell'articolo, c'è proprio il codice del prodotto, mettete quello e ve lo cercate senza stare lì a scrivere sempre Shawscope, Blu-ray, eccetera, eccetera. Lo so, sono 12 film, li vedrò sempre insieme agli altri quando andrò in pensione, e se andrò in pensione un giorno, unboxiamo dentro cosa c'è, il librettazzo comunque. Si sente? Bello bello spesso, bello duro, e tra un po' dovrebbe uscire anche il volume 2, che aspetteremo che scenda un po' di prezzo e recuperiamo anche quello. Ma tralasciamo i Blu-ray, diamo un'occhiata veloce al mega booklet all'interno. Eccolo qua. Era da un po', che lo volevo questo qua. Ho letto le recensioni, sono quasi tutti film molto validi e sicuramente da vedere, di intrattenimento. Ovviamente vi deve piacere il genere, dovete essere aperti di mente a guardare certe produzioni cinesi degli anni 70. Insomma, io mi ci sono aperto un po' e mi ci sto buttando all'interno di questi film. È bello che per ogni film ci sono le note del film, il reference, name the tune, trivia, molto molto carino. Per ogni film incluso all'interno di questo cofanetto. Sono davvero 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 contento e sì, interessantissimo, interessato anche a comprare il volume 2 appena uscirà, ma ho visto che più o meno, cioè io avevo paura che sparisse dalla circolazione, ma per adesso a me sembra che non ne abbiano venduti così tanti se si trova ancora così tanto. Dei cofanetti limited edition così, insomma, vanno abbastanza ruba quelli della Arrow, però vabbè, sicuramente da noi che se li guardano solo con i sottotitoli in inglese certi film non ce n'è pochissima gente tra cui il sottoscritto, quindi sicuramente in Italia non so quanti ne avranno venduti, ecco, di questo cofanetto, però io sono tra uno di quelli, io l'ho voluto. Ma che bello le versioni home video, ma che bello! Boh, meraviglioso, meraviglioso.
sono quasi tutti mega restaurati da nuovi restauri, però non tutti, non tutti. Ce n'è anche uno che ha un restauro un paio 4K. Comunque ho letto le recensioni estere e danno veramente dei bellissimi voti alla qualità video. Non di tutti, tutti però. Con un cofanettazzo così, 100 euro, 12 film più 2 CD più questo bel librozzo, ma che volete di più, ma che volete. Diamo un'occhiata proprio al raccoglitore per i dischi, come dietro, vediamo dietro, molto bello, la artwork, molto bello, sembra proprio una vetrata dietro, vedete, sembra proprio una vetrata, molto stampato bene, bello spesso anche questo, sicuramente un cofanetto da avere. Però ragazzi, non c'è l'italiano, non ci sono i sottotitoli in italiano, vedete? Nuovo restauro 2K di King Boxer, più questi sono tutti gli extra, tracce restaurate, audio, c'è di tutto qua. Nuovo restauro 2K della Arrow, ve li faccio vedere tutti. Questo è un 1080p, quindi non è un nuovo restauro, questo non lo è. Aspettate, così ci sta nell'inquadratura. Poi Mighty Peking Man, ok, quello dell'uomo scimmia, sempre 1080p, nessun restauro di questo film. Questo è nuovo restauro 2K. I dischi sono inclusi qua all'interno e si tirano fuori facilmente. Qua è bello morbido, quindi non si rigano i dischi, non si rigano. Chinatown Kid, nuovo restauro 2K, della versione da 115 minuti, quindi anche varie versioni del film. Qua c'è anche quella da 90 minuti, la versione alternativa. Insomma, la Arrow lavora bene, la Arrow, non c'è niente da fare. Forse l'ho preso sto cofanetto più per come lavora bene la Arrow, anche questo nuovo restauro 2K. E più che per come lavora la Arrow, forse più che per i film, cioè io supporto quando fanno dei bei lavori così, supporto e poi aumento il valore della mia videoteca personale. E qua ci sono i CD con le varie tracce tratte dai film. E voilà, davanti e dietro. E così si chiude il cofanettazzo Showscope. Ma rimettiamo tutto al suo interno ed ecco qui il cofanettazzo Showscope. Ragazzi, se guardate i film in inglese, non li ho ancora visti i film, però già solo per come è curata l'edizione sono altri 12 film che ho aggiunto alla mia collezione, lavori sempre eccellenti fatti da Arrow, sempre eccellenti. E siamo in attesa del volume 2 che dovrebbe uscire tra qualche mese, mi sembra. Adesso non c'è ancora il pre-order, ma dovrebbe uscire tra qualche mese. Ragazzi, grazie di essere stati qui con me in questi bellissimi momenti qua insieme alla paperella di Batman, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.